Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale. Oggi parliamo di lui, Roberto Benigni, attore, scrittore, regista, sceneggiatore, dal temperamento sempre gioioso e irruento, capace di far sorridere ma anche di far piangere. Arrivato al successo internazionale nel 1999, con il film La vita è bella, che gli valse il premio Oscar, direttamente consegnato nelle mani di Benigni dalla straordinaria Sofia. Una scena indimenticabile. Passiamo a noi. Oggi ascolterai il monologo che Roberto Benigni ha recitato durante la prima serata del Festival di Sanremo 2023. Come sempre avrai di fronte le domande, annota le risposte e successivamente confrontale con le mie. E dai un'occhiata al vocabolario che ti lascerò con termini ed espressioni che ritengo che tu debba conoscere. Ascolterai il monologo due volte. La voce che ascolterai sarà la mia. È una cosa meravigliosa essere qua. Questo festival è davvero un'edizione speciale. Tutto luccicante, tutto nuovo. L'Ariston sembra uscito dalla fabbrica ora. Le scenografie sono una meraviglia. Tanti cantanti sono debuttanti. Il presidente della Repubblica Mattarella è qui per la prima volta. Presidente! Ma lo sa quanto dura tutta la serata? Non è obbligato, presidente, a restare fino alla fine. Se intorno alla metà se ne vuole andare, intorno alle 3 di notte, può alzarsi quando vuole. Che festa meravigliosa quella di Sanremo. E pensare che tutto è cominciato negli anni 40, 46-47. Una persona di genio, veramente. Si chiamava Milcare Rambaldi, fioraio di Sanremo, per rilanciare il commercio dei fiori e il turismo in questa meravigliosa regione, che è la Liguria, si inventò una gara canora per vedere se qualcuno ne parla, i giornali, se viene qualcuno. Allora i cantanti erano 3-4. Adesso sono 300, 400. Guardate che cosa è diventato Sanremo. Eurovisione, Mondovisione, la festa più popolare, quella più festosa, dove si celebra la musica. E stasera è particolarmente importante perché si celebra il 75° anniversario dell'entrata in vigore della nostra Costituzione, che è entrata in vigore appunto l'1 gennaio del 1948, 75 anni fa. Ora si può dire: cosa c'entra la Costituzione con Sanremo? Cosa c'entra? Ma c'entra! Sanremo, abbiamo detto, è il luogo dello spettacolo, dell'arte, e la Costituzione è legatissima all'arte. Anzi, sono quasi la stessa cosa, perché la Costituzione è un'opera d'arte e canta la libertà e la dignità dell'uomo. Ogni parola della Costituzione sprigiona una forza evocativa e rivoluzionaria, come le opere d'arte, butta all'aria tutto quell'ordine predisposto che c'era prima, quel soffocamento, quell'oppressione della libertà, quell'ingiustizia, quella violenza. È uno schiaffo al potere, a tutti i poteri. Ci fa sentire che viviamo in un paese che può essere giusto e bello. Ci dice, come dicono i bambini, che un mondo migliore è possibile, un mondo come quello che l'arte ci fa sognare. Se si può accostare una canzone alla Costituzione, è l'incipit di volare. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ecco,
I nostri padri e le nostre madri costituenti non l'hanno pensata, l'hanno sognata e chi sogna arriva prima di chi pensa. Infatti, veramente l'hanno scritta in pochissimo tempo la nostra Costituzione. Avete visto oggi quanto ci mettono a fare una legge? A volte anni. La Costituzione invece l'hanno fatta in pochissimo tempo. È stata come una folgorazione, come un'opera d'arte, una visione. Sono stati dei visionari ed è stata un miracolo, perché erano tanti, 556, gli eletti dal popolo, i costituenti e tutti di partiti diversi, tutti che la pensavano diversamente. Divisi su tutto, escluso su una cosa, essere uniti per scrivere la Costituzione più bella che si potesse immaginare, e l'hanno fatto. La nostra Costituzione è ammirata in tutto il mondo. L'articolo 11 è talmente celebre che è come un verso di una poesia. L'Italia ripudia la guerra. Se questo articolo lo avessero adottato anche gli altri paesi, non esisterebbe più la guerra sulla faccia della terra. Nessuno stato potrebbe invadere un altro stato. Quante sono le cose da dire sulla Costituzione? Cito un articolo, l'articolo 21. È stato scritto con un linguaggio così semplice e bello che sembra scritto da un bambino. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Questo articolo ci ha liberati dall'obbligo di avere paura, perché prima della Costituzione, durante il ventennio fascista, non si poteva pensare liberamente. In paesi molto vicini a noi, gli oppositori vengono incarcerati, avvelenati, a volte spariti fisicamente. O solo perché a volte mostrano il loro volto, i loro capelli, o a volte solo perché ballano, o cantano, o parlano. Vi sto dicendo con tutto il mio amore quant'è meraviglioso e straordinario sapere che noi viviamo in una terra dove, articolo 21, tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Ce lo dobbiamo ricordare perché prima della Costituzione non si poteva fare, non era possibile. L'unica maniera di fare qualcosa per il futuro è avere il passato sempre presente e ricordarci una cosa: tutto ciò che abbiamo ci può essere tolto da un momento all'altro. La Costituzione non è solo da leggere, è da amare. Tutto ciò potrà anche sembrare un'illusione, ma noi abbiamo una sola cosa da fare: far diventare questo sogno realtà. Grazie Presidente, grazie a tutti gli italiani, grazie con tutto il mio cuore. Allora, l'ascolto è terminato. Fammi sapere nei commenti com'è andata. E se ti è piaciuto il monologo di Benigni? Io l'ho adorato, ha lasciato col fiato sospeso la platea di Sanremo e ha entusiasmato tutti coloro che in quel momento lo seguivano. Roberto Benigni in questo monologo parla di libertà, parla di sogno, parla di musica, paragona la Costituzione italiana ad un'opera d'arte. Si sofferma su alcuni articoli. E in particolare sull'articolo 21 della Costituzione italiana che dice: tutti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Mi sento profondamente fortunata ad essere italiana perché questo tipo di libertà purtroppo in altri paesi non esiste. Ok, adesso ti saluto e a presto. Ciao.
Thank you.